se succede, ed è successo oltre adesso, come direbbero in Spagna, un'altra volta, e a questo punto non è un caso, nel senso che io ho visto una squadra di gara ben messa in campo, con quel poco che avevi dal punto di vista della disponibilità, messa in campo molto bene, con intelligenza tattica, con gamma, con equilibrio, grande coesione. Insomma, trovare dei difetti in un momento così, francamente, però veramente il cuore e l'intelligenza oltre lo stanno. Sì, un po' troppi complimenti, però sì, abbiamo fatto una buona gara. Ma la cosa più importante di quello che hai detto è il fatto che questa è la vittoria di tutti. Cioè, mi preme dire che è la vittoria di Stanca, di Martorelli, di Scaguzzi, di Bianconi, quelli che fino ad oggi magari hanno giocato un po' meno, ma che sappiamo, l'abbiamo sempre detto, perché dire questo è un bel gruppo dove tutti sono a disposizione, dove tutti cercano di dare il proprio contributo in ogni momento, così è facile. Poi dimostrarlo è difficile, e invece no, invece questi ragazzi oggi, veramente con tanti compagni di squadra in panchina che non potevano entrare, parlo di Battistini, di Galli, di Ilari, di Cusumano, di Lacti, questa è tutta gente che io non potevo utilizzare perché erano funzionati, però come spirito di gruppo mi hanno chiesto di venire in trasferta con noi e l'abbiamo portati, sono stati lì, però gli altri, ripeto, tutti quanti, nessuno escluso, ma lo staff stesso, nel lavoro che facciamo quotidianamente, credo che tutti quanti hanno fatto qualcosa per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Ho sempre detto che queste partite si giocano in 180 minuti, non è giusto dire che abbiamo vinto, perché comunque la partita è finita 2-2. Due cose, poi l'abbiamo portata a casa ai calci di rigore. Sì, siamo stati bravi a giocare, perché oggi abbiamo giocato, a calcio, l'abbiamo fatti correre, abbiamo stancati, abbiamo cercato di non ripetere gli errori che abbiamo fatto da me. E siamo stati bravi. Un bel grado in più per il Lecco e poi un Cesena che non è riuscito a ripetere quella partita dove sembrava spuntato, insomma, il risultato finale. Cosa è successo? Niente. Non lo so, onestamente non lo so, io valuto quello che vedo. All'andata abbiamo sofferto tanto, loro erano molto aggressivi, secondo me anche da punti fisici no, correvano tantissimo, cioè noi non ci hanno mai fatto giocare, quindi ci hanno permesso poco, infatti siamo andati in grande difficoltà, a un certo punto la partita poteva finire 3-0 sulla traversa. Da lì è cambiato qualcosa, abbiamo fatto il gol, siamo rimasti in partita e secondo me siamo stati molto intelligenti là, perché l'ultima mezz'ora abbiamo detto o la pareggiamo o finisce il gol, senza rischiare più niente. E siamo stati bravi, perché comunque sapevamo che avevamo ancora 90 minuti da giocare, dove si partiva da un gol sotto e dovevamo almeno pareggiarla, poi dopo la lotteria dei rigori ci ha premiato. Ma secondo me nei 180 minuti, diciamo che all'andata il Cesena ha sprecato tanto, credo che oggi credo che il mio abbia capito il tanto per la vittoria. Matteo, mi permetti la battuta, avete tirato i rigori dalla mezz'ora del secondo tempo. Ovviamente la battuta però si vedeva che il Cesena dei cambi ovviamente da qualcosa di più. Cioè, c'è stata intelligenza, è indubbio. Sì, ma ripeto, Martorelli non gioca da 6 mesi, dopo 15 minuti di partita era già morto, ha fatto un'ora. E Scaruzzi, ormai 2-2 e 1-1 comunque sono stati sempre, il loro minutaggio non è mai stato tantissimo. Torbini, che finché è stato in campo ha fatto il suo, anche lui era sicuro. Poi abbiamo giocato tutti noi, il secondo tempo avevamo Giudici in mezzo al campo per odor di cronaca, non c'era più. Siamo stati costretti a mettere Scaruzzi a fare l'esterno, quindi ci siamo rimboccati le maniche, ma io la cosa che mi piace di questa squadra è proprio questa, che proprio nella maggiore difficoltà non è che si abbandona, sta lì, lotta, a morte, cerca, anzi abbiamo rischiato anche di fare 2-1, 2-0, sì abbiamo rischiato, il nostro portiere sarà una mano, però credo che alla fine il sacrificio di tutti questi ragazzi oggi sia stato premiato nella lotteria dei rigori, semplicemente
cosa che dico sempre è che le partite per vincere bisogna giocare, non si come prima, in nessun caso. Quindi a volte questi errori li abbiamo fatto noi, soprattutto in campionato. Gli altri, io non credo che Cesena abbia fatto questo errore. Cesena secondo me oggi ha trovato una squadra che correva, che giocava, che l'ha fatta correre e che l'ha messa in difficoltà. Semplicemente questo. Probabilmente, come ha detto il ministro del Cesena, qualche giocatore loro importante non ha fatto la partita che voleva fare. È chiaro che poi dopo trovi un 2-3 come Zuccon che ha testa tutti, che accenderà che va e che esce a bomba. Spero che qualcuno però se ne accorga che ci sono dei 2-3 forti come da una parte e dall'altra, per carità, perché l'attaccante del Cesena è veramente forte, ma credo che Zuccon con personalità al di là della prestazione che secondo me è stata una prestazione eccezionale, io ma parlo, è l'unico giocatore di cui parlo, ma semplicemente perché è più giovane, né più né meno, se no non lo faccio mai nulla. Altra domanda, Federico. Sì, mister, semplicemente se ci racconti un po' il momento della scelta dei rigoristi, se lo sguardo ti è caduto subito su qualcuno in particolare, immagino Lettore per la tua esperienza, ma come è andata insomma la selezione? L'avevamo scelta già durante gli allenamenti, ci eravamo fatti un'idea, è chiaro che arrivare lì dove non sai mai chi è in campo, anche fuori, perché i campi cosa portano questo. Dopo sinceramente molti mi hanno detto io me la sento, erano credo 6 o 7, ne ho scelti 5, cioè, mi sono stato fortunato. Strano Lepore l'ultimo rigore. È stato lui a chiederlo, è stato lui a detto lo dire per lui, ci può stare che un giocatore esperto come lui si possa prendere la responsabilità di tirare il rigore decisivo, quindi sono contento, questo ripeto, eravamo convinti, eravamo decisi nel voler andare avanti, una volta sapevamo che per noi arrivare al rigore era già una vittoria, quindi perché la forza decisiva, al di là di quello che è successo oggi, credo che sia indiscutibile, ha fatto un campionato. Mi permetto di dire una cosa, forse Cesena in 16 ci poteva andare in campionato senza classe, forse, non lo so, ha trovato una Reggiana che ha fatto qualcosa in più e questo magari purtroppo poi dopo un po' lo paghi. Però in questi playoff la partita d'andata ero rimasto impressionato favorevolmente perché sicuramente ci hanno messo in grande difficoltà. Oggi invece sono rimasti impressionati dai miei. Mario, se c'è un Alecco adesso in fibrillazione, no? Cioè, io non ho già video di Caroselli, vogliono aspettarmi. Siccome dormiamo qua, no, ditelo, dormiamo qui perché così recuperiamo in albergo, useremo la piscina per cercare di scaricare un po' le energie e quant'altro, che magari ci aspettino domani allo stadio. Se ci vogliono aspettare domani allo stadio, ma stanotte credo che è meglio che vada lì. Insomma, c'è un appuntamento con la storia adesso, perché ci sono due generazioni di lecchesi che vanno da vista da Lecco in B, no? Sono 50 anni. Oh, anche Marcello Villa non ha mai visto il Lecco in B, ma voglio dire, però sì, ma guardate, io faccio fatica a esprimere quello che provo, sapete cosa? Quando sono venuto qua sapete tutti il mio pensiero quale fosse, malgrado ognuno di voi mi diceva abbiamo la paura tremenda di retrocedere. Questa è stata la mia prima intervista con voi, questa era ancora un'anime di dire mister, noi siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo paura di retrocedere. Il lavoro non mio, il lavoro del gruppo, dello staff intero, ma anche della società, a modo loro, sappiamo come sono molto folcloristici, però anche a modo loro non ci hanno mai fatto mancare niente, ma soprattutto lavoro con questi ragazzi che comunque sono sempre lì, soprattutto di stamattina hanno voluto fare allenamento e io gli ho detto ma cosa fate, perché? No, ci dobbiamo allenare perché stasera dobbiamo andare a vincere, cioè dopo la partita d'andata al mattino alle 9 erano tutti allo stadio di allenamento, quindi non so di stare a casa, quindi questo vuol dire prima di tutto avere il piacere di stare insieme, cioè loro hanno proprio il piacere, godono di stare insieme e questa è già una grande cosa che va al di là della tattica e della tecnica.
E la seconda cosa è questa grande volontà di voler comunque emergere, di voler dimostrare che sono all'altezza della situazione. La cosa che voglio dire a tutti è che c'è anche l'eco in questi playoff, e adesso forse qualcuno se ne accorgerà, visto che tutti ci hanno detto che eravamo lì per caso. Quando ci sono stati i sorteggi, tanti hanno festeggiato. Adesso festeggiamo noi. Sì, però adesso c'è il Foggia, mister. C'è il Foggia di Delio Rossi, che non ricordo. È l'ultimo. Non dico altro. È l'ultimo che la dico. È un allenatore importantissimo che comunque ha fatto la Serie A, hanno una squadra che ha storia e sono arrivati in finale da protagonisti, anche loro hanno stupito, credo, perché le seconde classifiche erano state eliminate tutte. E quindi andremo a questo confronto cercando di batterci e di giocarcela come abbiamo fatto sempre, sapendo che è l'ultimo gradino per entrare veramente nella storia. Un pezzo di storia l'abbiamo già scritta. Ci manca un centimetro per fare un metro, si dice. E quindi comunque adesso ci godiamo questa vittoria e poi il sabato.